ore 6:30, piazza Primo Maggio, Udine. C'è silenzio, poche macchine che passano. Maya, Perla e Gioia sono in città, catapultate là all'alba. Chissà cosa pensano, però sembra che qualcosa le tranquillizzi. Forse l'entusiasmo di noi che siamo là con loro ad aspettare i prossimi tre asini e ad aspettare di partire, di camminare, di creare una lenta carovana che avanza uniforme. Piano piano si fa giorno, fa freddo, ma senza dircelo sappiamo che, oggi, non lo temiamo. Iniziamo a sellare le asine, con il solito timore di non farlo alla perfezione. Ci confrontiamo. Il basto è bilanciato? È abbastanza stretto? Tanto anche se tiriamo con tutta la forza che abbiamo, Ersilio riuscirà sempre a stringere un buco in più della cinghia. Lo sappiamo. E tiriamo come matti. Là è due, scusa. Ed ecco che Ersilio arriva. Il verdetto sulla cinghia è imminente. Sì, sì, ma adesso lui arriva e noi facciamo finta di stringerlo. Aspettavamo. Fa scendere Sara, Ariel e Mosè. Arrivano le persone che porteranno la luce insieme a noi. Si avvicinano incuriositi agli asini. Si sorride, ci si presenta. L'atmosfera è quella giusta. Ersilio stringe di un buco la cinghia della sella di Maya. Noi si tace. Si aggiungono persone e lanterne, anime e luci. E iniziamo a passarci il fuoco, la luce di Betlemme che porteremo all'ospitale di San Tommaso. Marino racconta il significato di questa luce, una fiamma mai spenta da 1500 anni, preservata nei secoli e che va donata agli altri per continuare a vivere. Ersilio, decisamente più pratico di asini che di comparse televisive, dice due parole sull'associazione e sul nostro voler esserci in questo cammino. Luci e longhine alla mano, si parte, pervasi da un'emozione che ci accompagnerà tutto il viaggio. Passiamo per il centro di Udine. Come reagiranno gli asini a questo per loro insolito contesto? Saranno sorprendentemente tranquilli, ordinati nell'ordine da loro stessi stabilito, fiduciosi nella gente che li guida. Facciamo una prima breve pausa, poi il cammino riparte. Con ritmo regolare, che la stanchezza deve ancora arrivare. Nel frattempo il sole si è messo alto a riscaldare i nostri passi. Gli asini non sembrano dimostrare smarrimento in tutto quel traffico, in tutto quel correre di motori sull'asfalto nero. Proseguono tranquilli con noi. C'è fiducia reciproca, che si traduce in un gruppo omogeneo che avanza. Ci avviciniamo alle frazioni di Moruzzo, allontanandoci da strade trafficate. Sia noi che gli asini iniziamo a sentirci un po' più a nostro agio con gli alberi ai lati delle strade, ma il passo è lo stesso, deciso.
Tutti si protende in avanti. La sensazione è quasi quella di non avere una meta, se non quella di camminare insieme. E se la carovana non è uniforme, se l'insieme si discioglie, ci pensano gli asini a ricordarci che oggi siamo un tutt'uno. Sì, aspettiamo, aspettiamo. Ha sentito che ci chiamano? Si prosegue. Colloredo di Montalbano, dove ci fermeremo a pranzare, è ormai vicino. Ariel esprime qualche suo disappunto, ma poi riparte correndo per raggiungere il gruppo. Ci siamo quasi. Ancora poche centinaia di metri e potremo riposare un po' le nostre gambe. Sul posto ci aspetta Alberto, che ha portato acqua e fieno per gli asini. Non per noi, sia chiaro. Ma io sono solo venuto in sostegno agli asini. Lasciamo gli asini sfamarsi al sole e ci sediamo affamati per mangiare. E qui succede l'incredibile. Ersilio dà delle carote agli asini. Sì, delle carote! E sì, proprio lui! Ne abbiamo le prove. Beh, ma hanno bisogno di energia. La pausa ci voleva, la stanchezza inizia a farsi sentire, ma in qualche modo c'è comunque la fretta di ripartire. Questo cammino ti porta da sé. Il senso di incompiutezza lo sentiamo nelle gambe e nel cuore e ci fa continuare il nostro viaggio. Camminare ti permette di guardare senza fretta, di pensare senza fretta, di godere del viaggio, delle persone con cui lo condividi, dello stato d'animo quieto ritmato da passi regolari. La luce che ci accompagna porta con sé qualcosa di strano. Forse la bellezza che ha ogni fiamma perennemente in movimento ci ricorda che anche il nostro procedere insieme è bello. Dopo una sosta a Pissignano, ripartiamo verso il recinto di Vasulmus. Gli asini ci vengono incontro ed è bello questo avvicinarsi curioso. Beppo sostituirà Ariel da qui in poi. Grazie, preziosissima Ariel. Proseguiamo su strade che per un bel tratto saranno sterrate. Lentamente la luce inizia a calare. Sostiamo qualche minuto presso la chiesa di San Zenone di Entesano. E si riparte ancora, tra campi silenziosi circondati da montagne celesti e azzurre. Alle 4:30 siamo a Pers di Maiano. C'è chi dice che siamo in anticipo. Ci fermiamo un po'. Ma questo cammino deve davvero finire? Si inizia a sentire di piedi che fanno male, di gambe che avanzano per inerzia. Eppure sembra che tutti vorremmo camminare ancora, malgrado la fatica, questo lento incedere ci coinvolge sempre più.
Perse siamo di nuovo a lato di strade trafficate, ma gli asini non fanno una piega e noi, malgrado i panorami non siano splendidi, ci facciamo prendere da loro non curarsi del contesto. Ci concentriamo su una sola cosa, il cammino. Non il traffico, non il rumore. Il cammino. Siamo a Maiano, altra breve sosta. Faccio compagnia a lei, per solidarietà. Riprendiamo il cammino da padroni della strada. Fermare il traffico di una rotonda non ci era ancora capitato. Non male come esperienza. Andiamo anche l'altro mano. Ah, siete contenti, guarda. La luce diventa gialla, quella che precede il tramonto, e le ombre si allungano. Le luci nelle lanterne iniziano a vedersi bene. Perfetto. San Tommaso è vicino. Arriveremo facendo l'ultimo tratto al buio e quindi con la luce di Betlemme ben visibile. All'orizzonte il tramonto regala i suoi colori. È incredibile. Tutto intorno a noi sembra prepararsi per il nostro arrivo. E noi si fa silenzio. Ed eccoci arrivati all'ospitale di San Tommaso. Noi, le luci e gli asini. Il nostro cammino finisce qui. Ma il ricordo di questa esperienza ci accompagnerà per sempre.